stanno arrivando tanti soldi che vanno gestiti bene, perché Confartigianato ha scelto di mettere al tavolo, insomma, delle persone per ragionare su questo tema. Abba diceva a Nino Bixio: qui si fa l'Italia o si muore. Forse non è così drammatica la situazione, però certamente qui con questo piano si può rifare l'Italia o ci si trova in grande difficoltà. Quindi credo che l'incontro sia importante, gli ospiti sono molto autorevoli e credo che ci sia un forte interesse per capire il funzionamento, per capire le tappe della realizzazione, perché il problema non è solo quello di ricevere molte risorse. Ricordo che una massa di risorse di questo tipo è superiore a quella del famoso piano Marshall, quindi ci sono opportunità assolutamente straordinarie. La criticità credo che sia nei tempi. I tempi sono molto stretti, forse anche giustamente molto stretti, e l'Italia diciamo non è famosa nel mondo per la velocità dell'esecuzione. Questo credo che sia il tallone d'Achille, il punto più importante. Quindi a questo si lega il tema del rinnovamento della pubblica amministrazione. Io credo che il punto nodale della realizzazione del PNRR sia il rinnovo della pubblica amministrazione. Qualcosa si sta facendo, ma i tempi sono molto stretti e quindi credo che la sfida vera che oggi noi abbiamo di fronte è quello di ammodernare il paese mettendo in sicurezza tante realtà che sono diffuse sul nostro paese. Penso in particolare avremo e sentiremo l'assessore Priolo, penso alla tutela del territorio, dove siamo sempre costretti a rincorrere delle emergenze e mai ad anticiparle. Ecco, io credo che tutto questo sia molto interessante, abbiamo bisogno di capire e anche di partecipare. Fare in modo che oggi che si parla molto di economia circolare ci sia anche una sorta di sussidiarietà circolare, per quindi la partecipazione all'interno della cabina di regia delle realtà associative credo che sia molto importante e qui l'assessore Boni credo che ci aiuterà a capire il funzionamento e le procedure di questa cabina. Insomma, io penso che siamo di fronte a una grande opportunità. Riuscire a coglierla può fare del nostro paese un punto centrale in Europa e non solo. È una grossa opportunità per tutto il paese, sotto moltissimi aspetti. È un'opportunità che dobbiamo cogliere sia come pubblico che come privato e come sistema paese, come governo, come tutti i livelli, dal più alto centrale a quello locale e tutto il sistema di imprese, da quello nazionale, multinazionale fino a quello piccolo, medio-piccolo. Quindi ecco, è un'opportunità che bisogna prendere. Non è una cosa semplice, è un'opportunità, ma è anche una, come dire, un qualcosa che arriva da un quadro europeo che magari non conosciamo bene, perché comunque il Next Generation è il frutto di una discussione, di un negoziato con tanti stati membri, chi voleva farlo, chi non voleva farlo, siamo riusciti ad averlo, l'Italia è il maggior beneficiario, però ci sono tutta una serie di condizionalità, vincoli, processi da seguire, che è anche giusto fare, indicatori da seguire, eccetera, eccetera, e soprattutto priorità, che sono appunto digitalizzazione, sostenibilità ambientale, inclusione, via dicendo, che devono essere appunto rispettate. Quindi fra il processo, le procedure e quello che bisogna fare, fra come dire, l'ambizione nei target e negli obiettivi, ecco, come dire, è una sfida, è una grande sfida per tutti. Qual è un po' il consiglio da dare agli artigiani, alle imprese, quelle piccole che caratterizzano non solo il nostro territorio, ma tutto il paese?
credeteci e investite in questa trasformazione, non soltanto perché c'è il PNRR, ma perché è giusto investire in sostenibilità, è giusto investire in digitalizzazione, è giusto investire in formazione e creazione di nuove competenze, in ogni caso, nell'internazionalizzazione delle imprese e via dicendo. Quindi devono essere, come dire, cose che il PNRR, scelte che il PNRR aiuta, ma che le imprese vogliono già fare, quindi ci vuole un po' anche una, forse una sorta di cambiamento culturale o apertura culturale, insomma, di paradigma, ecco, del modo di lavorare, del modo di fare le cose. Chiaramente la pubblica amministrazione, questo il PNRR lo dice, deve, come dire, aiutare riformandosi. E questo è un elemento dove il centrale è fondamentale, perché la pubblica amministrazione che si riforma deve soprattutto partire dal livello centrale per poi scendere. L'Italia ha giocato un ruolo molto importante per il PNRR, è anche uno dei paesi, diciamo, che beneficerà in maniera molto importante di tutto questo. Quali sono diciamo, i lati positivi, i lati un po' più da temere? Sì, per la prima volta dopo tantissimi decenni l'Italia beneficia di 235 miliardi, quindi una cifra gigantesca consegnata dalla Commissione europea per i prossimi 5-6 anni, perché noi dovremo spendere tutta questa somma entro il 2026. E il Piano Nazionale di Ripresa contiene tantissimi progetti che riguardano le infrastrutture, la digitalizzazione del nostro paese, una transizione ecologica che aiuti le aziende a produrre bene, ma magari a inquinare meno. Quindi sfide gigantesche che però la politica deve essere in grado di affrontare con decisione e lungimiranza. Ci sono ovviamente dei rischi. Uno è la complessità burocratica di tutti questi progetti, quindi la difficoltà anche per i comuni, per le regioni, per le piccole e medie imprese di poter accedere a questi fondi, per cui dovremo adoperarci per una semplificazione notevole di tutte le procedure burocratiche. E poi serve anche un livello politico molto stabile che decida. Abbiamo bisogno di un governo che stia lì e riesca ad utilizzare bene questi fondi, perché se perdiamo questa occasione, dopo una recessione che è stata del meno 9% negli ultimi 2 anni, con imprese che chiudono, ristoratori disperati e settori in grande difficoltà, vuole dire che la politica avrà fallito. Abbiamo bisogno innanzitutto di iniettare nelle pubbliche amministrazioni competenze, cioè assumere nuove persone, giovani, persone con competenze di progettazione europea, perché saremo inondati da bandi europei e bisognerà sapere fare domanda. E poi dovremo avere pubbliche amministrazioni che riescono a programmare e, come si suol dire, a far cadere a terra, cioè a concretamente utilizzare queste risorse. Penso anche solo all'efficientamento energetico, ci sono fondi per rimettere a posto le scuole, ci sono fondi per i servizi alla persona, per l'assistenza domiciliare, quindi dovremo correre, e in Italia non sempre abbiamo una burocrazia che semplifica la vita ai cittadini. Serve anche una riforma da questo punto di vista. Siamo nella fase di programmazione delle risorse e di definizione dell'allocazione degli stanziamenti. Arriveranno diverse risorse in Emilia-Romagna, sia sul piano, diciamo, della tutela anche idrica, perché arriveranno moltissimi milioni per quanto riguarda il piano invasi, arriveranno delle risorse sulla difesa del suolo attraverso il Dipartimento di Protezione Civile, sempre del PNRR, ma arriveranno anche soldi sulla rinaturazione del Po, che è un progetto molto importante, e contemporaneamente sull'economia circolare. In questo momento sono aperti i bandi, che peraltro si concluderanno il 14 di febbraio, su cui sono allocati da una parte 1,5 miliardi e dall'altro 600 milioni. Insomma, c'è molta carne al fuoco e noi siamo pronti a questa sfida. Lo siamo sempre stati, adesso più di prima. È una sfida che anche il mondo della piccola impresa, l'impresa degli artigiani, deve cogliere. Assolutamente, noi da questo punto di vista, soprattutto con i lavori che faremo sulla difesa del suolo, saremo un po', diciamo, una centrale di committenza di lavori pubblici, e quindi sarà l'opportunità per gli artigiani, le nostre imprese, di mettersi insieme, perché ovviamente sarà necessario che facciano delle ATI, delle associazioni temporanee di impresa, perché sarà molto il lavoro da fare e anche lo sforzo che loro dovranno mettere in campo, però è una straordinaria opportunità.